anche a Silvia la vecchia educatrice, e nonché, non voglio chiamarla ex collega del CEIS, la chiamo ancora collega del CEIS, anche se non ci lavora più, ma perché ha scelto altre strade, però insomma è sempre dei nostri. E ho chiesto che venisse anche lei perché, siccome è stata l'artefice della partenza di Esperienze Forti con Renato Vicentino nel 2007, e volevo che poi, quando sarà insomma il momento, cioè adesso, ci dicesse, Chiara prima ce la contava dal punto di vista un po' delle politiche giovanili, delle scelte delle amministrazioni, da dove è partito. Silvia ce lo può dire operativamente, cioè proprio come è venuta l'idea, stando in giro con un camper a contatto con i ragazzi. Nel senso che questa cosa, partita come un po' in sordina, una cosa lanciata così per vedere chissà cosa succederà, è diventata una cosa molto molto più grande di quello che ci aspettavamo. Allora ti passo, Silvia. Allora, nel 2007, non l'anno così d'avvio di Esperienze Forti, è stato l'anno in cui abbiamo ideato questo tipo di proposta, partita in 3 comuni inizialmente. E la proposta però, appunto come diceva Valeria, è stato il risultato di un'esperienza di un paio d'anni di animazione di strada, cioè praticamente giravo con un camper, generalmente in occasione di feste, di eventi, per andare a contatto con i giovani e sentire un po' i loro bisogni, quali erano le mancanze per la fascia di giovani. Chiaramente non operavo da sole, ma dietro c'era appunto una regia, un contatto frequente con gli assessori e con i referenti tecnici dei comuni, un po' per capire, no, su dove si poteva andare a incanalare un po' di energie positive per i giovani. Le risposte frequentissime da parte dei giovani, tipo che cosa ti piacerebbe che il tuo comune attivasse, erano queste: eventi, feste, quindi di qualsiasi tipo, oppure spazi di ritrovo. E anche se in realtà quando io mi trovo a girare con il camper, negli spazi che ci sono in tutti i comuni non c'erano giovani, cioè, o comunque pochissimi, a volte dovevo anche rincorrerli, come dire, per riuscire a trovare un attimo una parola, uno scambio, un piccolo dialogo. E eventi ce ne sono anche di altamente organizzati, e molto spesso un comune fa fatica, come dire, a competere, ma anche un comune piccolo, a competere ad eventi magari anche importanti, musicali, comunque anche culturali. E quindi ci si domandava se quelle poche risorse che avevamo a disposizione era giusto ed era efficace investire in un altrettanto evento. E alla fine, un po', forse anche un po' delusi da non capire dove andare ad agire, abbiamo fatto questa riflessione. Siamo noi gli adulti in questo caso, non gli adulti che abbiamo intenzione di proporre qualcosa ai giovani. E allora, perché dobbiamo noi chiedere ai giovani di cosa avete bisogno? Facciamo noi una proposta. E dopo o la va o la spacca in qualche modo. E l'idea era quella, proprio è stata così Esperienze Forti. Proponiamo qualcosa che per noi può essere significativo per la crescita di un giovane, che può dare qualcosa. Non abbiamo scoperto l'acqua calda, perché esperienze di questo tipo ci sono, cioè nei gruppi giovanili, negli scout, comunque esperienze di servizio ci sono, però l'idea è quella di dire, ok, magari chi è già dentro questi gruppi può già accedere a questo tipo di esperienze, ma chi non è dentro in questi canali è escluso, cioè difficilmente uno va in una casa di riposo e dire, ok, io ho un'estate libera a disposizione e posso dare. E quindi l'idea è quella di, come dire, il comune è un ente che è assolutamente, come dire, neutrale, fa una proposta di questo tipo. Siamo partiti, come diceva Valeria, non aspettandoci assolutamente il risultato che c'è stato in questi anni, con l'aumento esponenziale della frequenza delle partecipazioni. Probabilmente siamo andati a toccare un punto magari carente. E dopo una cosa che mi piaceva, come sempre dire ai ragazzi, le parole che abbiamo ascoltato sono le stesse parole che si dicevano nelle prime esperienze. Cioè il fatto che inizialmente si pensa, come dire, all'impegno, non so, le 3 ore durante il giorno piuttosto che l'impegno pomeridiano, cioè la parte, come dire, organizzativa. Va bene, ci sto, 2 settimane ci sto. Dopo, alla fine, in realtà, quello che resta da parte di tutti i ragazzi è la relazione che si instaura. Una relazione che molto spesso, mi ricordo nei primi anni, continua indipendentemente da noi, cioè il desiderio dei ragazzi di andare nuovamente con i bimbi piuttosto che con gli anziani.
anni e rincontrare gli educatori magari delle case di riposo per una chiacchierata o nei momenti di festa. Sicuramente siamo partiti, come dire, non aspettandoci questi risultati, però probabilmente è stato trovato il canale giusto. Inizialmente partiti anche a livello organizzativo un po' così, come dire, non con tutto l'impianto che c'è adesso, quindi anche a volte, come dire, per le iscrizioni abbiamo fatto, come dire, strane strade, anche la promozione non era così organizzata nelle scuole, però via via, sentendo, come dire, che c'era una risposta, tutto è andato proprio affinandosi e sicuramente con una risposta gigante, sicuramente. Ecco, un po' questo. Del primo anno con i 14 enti che hanno aderito, intanto dei comuni di Mano, di Sant'Orso e di Torre, che abbiamo raccolto 45 ragazzi, andiamo a Marcello a quella dopo, questo è quello che è successo successivamente. Dal 2007 al 2013, come numero di comuni aderenti, siamo passati dai 3 iniziali, 5, 7, 9, ai 10 dell'anno scorso e di quest'anno. Come numero di enti che hanno dato disponibilità ad accogliere i giovani, perché comunque anche da parte degli enti richiede un po' di tempo, anche un po' di fatica, nel senso che c'è qualcuno che deve accogliere, insegnare, stare dietro i ragazzi, monitorare che come sta andando, essere pronti ad accogliere se ci sono momenti di difficoltà o di crisi. Però la cosa più per noi che insomma ci allarga cuore e mente è quella linea lì che va tanto lì su. Cioè i 344 ragazzi di quest'anno al confronto dei 45 iniziali, per cui un numero veramente altissimo tra i 9 comuni qua dell'Alto Vicentino e il comune di Caldogno, che è partito nel 2009 con questa esperienza. I numeri quindi sono tanti. La riflessione che facevamo alla fine di quest'estate di esperienza era che forse siamo arrivati quasi a un punto di saturazione, nel senso che per 10 comuni, per gli enti che hanno aderito, forse più ragazzi di così, qualcuno di più forse si riesce ad accogliere, ma non tanti di più, perché effettivamente i ragazzi vogliono starci qualche settimana negli enti, ed è giusto così. Dalle 2 settimane magari iniziali che si propongono, qualcuno si ferma anche un mese nell'ente, quindi è brutto dopo quando uno è avviato, investito, sta avendo una grandissima soddisfazione, dire bon, ti fermi, c'è qualcun altro che viene, insomma, sta un po' da turno in giostra, insomma. Per cui è giusto anche darsi i tempi e i modi per accogliere le persone nel modo giusto. Ecco, forse se miriamo ad aumentare ancora di più il numero, dovremmo forse aumentare i comuni o aumentare gli enti che hanno disponibilità. Anche perché alcune realtà sono solamente estive, per cui hanno determinate settimane in cui ci sono, ma anche pensiamo alla scuola dell'infanzia che chiude il 30 di giugno, per cui 3 settimane ha da darci a disposizione. Quindi diciamo probabilmente questo numero non potrà essere aumentato di tantissimo. Andiamo pure avanti, Marcella. Ecco, per cui questo è, vedendo con i riquadri ad alveare che ci piacevano tanto, un po' quello che è accaduto, insomma. Ma al di là delle 377 persone, facendo i conti, sono 13.000 ore di volontariato, corrispondenti a 7 anni di lavoro di ognuno di noi, insomma, che lavora a tempo pieno, fatti solamente in un'estate. Cioè effettivamente la mole di ore di volontariato lasciate al proprio territorio è enorme, perché al di là della presenza, insomma, fisica di questi ragazzi che sono negli enti, mi piaceva tanto il ragazzo di prima che ha parlato, che ha detto la ventata. Sono appunto ventate di freschezza, di novità, di entusiasmo, di gioia, che a mio avviso creano veramente altro che folate di vento, degli uragani positivi. Per cui queste sono solamente quelle di quest'anno, però se dovessimo aggiungere anche quelle delle annate precedenti, arriveremo veramente a cifre elevatissime. Dobbiamo anche appunto nominare, perché mi sembra giusto, le realtà che ci ospitano, non le nominiamo una a una perché appunto sono 73, però queste sono un po' le categorie che ci sono. Ci sono realtà in cui intuitivamente pensiamo che si possa andare a fare volontariato, una casa di riposo, un asilo nido,
Lido, ma anche da Proloco, gli alpini che magari offrono un lavoro anche un pochino più manuale, non con il disagio, non con situazioni complicate, ma proprio per promuovere la socialità, l'aspetto di cultura. Una delle esperienze a cui sono particolarmente affezionata, che c'è a Caldogno, ma sta avendo un rilievo e una risonanza anche extraterritorio, è quella che è penultima, gli scambi culturali, nel senso che è un'esperienza che si chiama People to People, in cui dei ragazzi americani, statunitensi, che passano 3 settimane in Europa per imparare la lingua, per conoscere la nostra arte, la nostra cultura, ecco, passano nel tragitto Parigi-Atene un pomeriggio a Caldogno. Così. Parigi-Atene e Caldogno. È stato un po' fortuito che passassero lì, però noi abbiamo dei gruppi di ragazzi che a 30-40 alla volta vengono lì e invece di passarsi un pomeriggio tra di loro sono accolti da ragazzi di pari età italiani che dimostrano, abbiamo una villa palladiana, gli illustrano la villa, gli spiegano che era Palladio, gli spiegano un pochino la nostra arte rinascimentale, proprio molto in sintesi, e passano poi un pomeriggio con loro a giocare in piscina, mostrando anche i giochi nostri, no? Guardo Giada perché c'era anche lei, anche Giulia, da giocare a bandiera, a fare un canto insieme, però intanto si allena bene l'inglese, e che inglese, insomma, sappiamo gli americani come parlano, un po' stretto, no? Ma soprattutto si dà un'immagine anche proprio di accoglienza, ci si lascia in maniera reciprocamente arricchita. Io ho dei ragazzi che mi dicono che sono ancora in contatto via Facebook con amici americani conosciuti un pomeriggio di 2 anni fa, ce n'è uno che è andato con la famiglia a New York ed è andato a incontrare e salutare una ragazza che aveva conosciuto per un pomeriggio, ma qualcosa era rimasto. Infatti ci sono spesso scene di pianto quando non viene 6 e sono stati insieme 4 ore. Però anche questo è un modo perché i pari età riescano a darsi qualcosa. E un po' avanti. E che cosa ottengo? Che cosa ottengo mettendomi dal punto di vista dei ragazzi? Il primo elemento è quello della crescita. Una delle parole chiave che i ragazzi ci dicono quando li rincontriamo alla fine dell'esperienza è la stessa parola che usano gli adulti quando fanno volontariato, cioè quella della reciprocità. Do, ma diceva prima che Davide, giustamente. È banale, però quando uno lo vive è una cosa completamente diversa, non è più così scontato. Arrivo a casa soddisfatto. Per cui quello che ho fatto comunque mi ha arricchito dentro. Il valore della fatica, perché comunque appunto è estate, nessuno ti obbliga a farlo e devo alzarmi presto, stare là un tot di ore. Il valore del sacrificio, perché non posso partire e decidere che non, oggi vengo, domani no. Devo andare i giorni, quindi sono prenotato, per cui una sensazione anche di sto vivendo una responsabilità, c'è qualcuno che mi aspetta, se non vado lascio un buco in un ente che contava su di me. E questo è quello che si portano dentro. Poi fisicamente in realtà si portano via solamente un attestato, cioè quello che diamo in cambio di esperienze forti è veramente poco, è un attestato con le ore, con il ringraziamento, che si può utilizzare a scuola, qualche scuola lo riconosce come credito, però sappiamo che tutto quello che si fa a questa scuola al massimo ti dà un credito per la maturità. Non è una gran cosa, insomma. Però il fatto di mettere il proprio curriculum, per quello l'ho segnato, io per un anno, per 2 anni, per 3, quello che uno ha fatto, non ho fatto solo libri, ho anche messo il naso fuori dalla mia camera, fuori dalla mia realtà. Ho fatto sport, ma ho fatto anche volontariato. Mi sono speso per gli altri. Questa è una cosa che vi assicuro. Io che poi per lavoro il curriculum mi analizzo e vale talvolta molto di più del voto brillante della maturità. Perché vuol dire che la persona si sta arricchendo come persona e non solo come studente. Per cui talvolta quel quid in più viene dato proprio, valorizzato proprio da queste cose qua. Per cui io dico sempre ai ragazzi, se anche siete nel biennio che la scuola non accetta ancora i fogli per i crediti, portatela a scuola, portatela in segreteria, perché comunque messa nel portfolio di ognuno non ti dà un'immagine brutta di sicuro. Mal che vada non succede niente, però comunque fa capire che sei una persona che sta
che si sta arricchendo. Avanti, Marcella. E per tornare a cosa succede alla persona, io l'ho un po' immaginata così. Uno parte donandosi, cioè dicendo io sono questo, sono questa persona e provo a dare un pochino di me. Non sono solo ore, sono proprio io che mi sto donando. Non appena comincio a farlo mi rendo conto che sono in grado. Perché talvolta in questo passaggio qua del donarsi, non sempre i ragazzi di esperienze forti arrivano spontaneamente. A me è capitato, che seguo la parte di Caldogno, molte volte che arrivasse la tornata, non nei termini di descrizione ma subito dopo, la tornata dei bocciati, che arrivano con una portata un po' per l'orecchio del genitore che dice adesso fai qualcosa, quest'estate hai fatto niente tutto l'anno, quest'estate fai qualcosa. Ecco, io da queste persone qua ho ricevuto delle lezioni meravigliose, nel senso ragazzi arrivati sfiduciati, demotivati, arrabbiati, che hanno cominciato a venire per obbligo. Dopo 3 giorni dicevano, caspita, però effettivamente io so fare qualcosa, cioè di alzarmi la mattina e di venire qua, anche se è luglio, riesco a farlo. E a mano a mano che lo faccio, mi rendo conto che è buono, questa cosa qua non è indifferente, cioè tra farla e non farla c'è differenza, è una cosa buona. Se è una cosa buona, me la dico a me, ma me lo dicono anche gli altri, cioè io sono riconosciuto per questa cosa che ha valore da parte degli altri, perché sono persone appunto che mi aspettano, che sia il bambino, che sia l'anziano, che sia il volontario degli alpini che deve pulire la piazza. Davide prima ha detto che è stato l'asilo nido. La direttrice mi raccontava che i bimbi di nido avete presente sono tanto piccoli, che non dico facevano una gara, ma volevano farsi cambiare il pannolino da lui. Questo è vero, lo so, sono una gioia. Perché era bello che al di là delle maestre, intanto era una figura maschile, che insomma nei paesi di nido è l'unico persona che girava. Ma era bello perché era una figura gioiosa, allegra, e più giovane delle maestre, più simpatico, per cui i bambini lo aspettavano con il pannolino in mano. Però cosa succede? Che se gli altri mi riconoscono e sto facendo sta cosa che ha senso, vuol dire che valgo. E allora se valgo sì, io mi dono perché so che ha senso, cioè che quello che posso dare effettivamente è una cosa che è fondata, che è di spessore. E questa cosa qua, mi veniva in mente di rappresentarla così, in un adolescente che si deve costruire la propria identità è un mattoncino. Un piccolo Lego, magari non è quello che tiene su tutta la struttura, però di sicuro è un mattoncino che lo metterei in un posto importante. Qualcosa lascia, nessuno può passare per un'esperienza di volontariato, che sia tramite esperienze forti o anche autonoma, che uno si organizza da solo, ma nessuno lo lascia indenne. Un qualcosa di bello, di buono, di resta. E le evoluzioni, perché appunto partiti un po' in sordina sono poi successe delle cose. Esperienze forti invernali, cioè il tentativo di, anche qua con molta, coi piedi un po' di piombo, cioè di dire ragazzi d'estate sono liberi, d'inverno hanno scuola, sport, strumento musicale, amici, giornate più corte, 1 milione di motivi per i quali effettivamente sono molto più impegnati. Però abbiamo provato a lanciarlo. Ovviamente i risultati non sono numericamente paragonabili con l'estate, però noi abbiamo avuto quelle 20-30 persone che si sono iscritti, però abbiamo, questo è solamente un riflesso, una parte di chi diceva lo posso fare d'estate, lo farò ancora, però vengo anche d'inverno a dedicare qualche ora, quando posso, quando la scuola me lo permette. Però chi non è traghettato attraverso l'iscrizione esperienze forti invernali, abbiamo poi saputo dagli enti, magari è diventato un volontario stabile. Questa è una cosa che noi non ci permettiamo quasi neanche di proporre al ragazzo, perché abbiamo un po' paura di spaventarlo, di proporre una cosa troppo alta, troppo impegnativa. È ovvio che sia noi che gli amministratori, che i funzionari che da anni lavorano su questo progetto, è quello a cui noi vorremmo mirare, cioè che uno, che sia adesso, che sia quando sarà più grande, diventi un volontario stabile. Però non vogliamo pretenderlo, assolutamente. Se già uno lo fa una volta, 2 settimane, a 15 anni, per noi va già bene così.
situazione che se c'è ne siamo felici per lui come cittadino, come persona, ma non lo pretendiamo. E poi la cosa che anche questa ci ha dato tantissima soddisfazione, di cui abbiamo avuto l'assaggio prima da Paola, è il discorso dei ragazzi che portano le proprie idee. E l'anno scorso, dopo sentiremo anche Daniele e Claudia che hanno realizzato proprio le interviste, grazie a Esperienze Forti, finanziato, un pezzetto finanziato dalla Regione, abbiamo voluto incontrare tutti i ragazzi che stavano facendo questa esperienza attraverso un'intervista. Ed è stata l'occasione non solo per dare modo a tutti di parlare, come stava andando, le cose belle, le cose da migliorare, ma anche proprio per sentire, avere il polso della situazione, di che cosa si poteva fare di più. Ed è stato proprio attraverso alcune delle idee che ci sono state lanciate che abbiamo potuto realizzare, per esempio, questo, il corso di sopravvivenza in cucina. Un ragazzo ci ha detto: senti, io sto facendo la scuola per diventare cuoco, ho un sacco di amici che stanno facendo l'università che non sanno cucinare un uovo. Io mi metto a disposizione, se c'è un adulto che vi guida, per dare una mano a fare un corso proprio minimo di cose base di sopravvivenza in cucina. Abbiamo provato a lanciarlo a Caldogno con l'idea di 15 posti liberi, 15 posti, insomma, abbiamo raccolto 60 adesioni. Ecco, questa sera alle 8 a Caldogno parte la terza edizione di questo corso, lì ce n'era solamente uno, queste date di aprile, stasera parte la terza edizione, talmente hanno tante le persone in lista d'attesa. Perché effettivamente, anche qua, ma neanche col passaparola, perché le iscrizioni c'erano state già anche subito, l'idea, che non era una, a me non sarebbe mai venuta in mente di fare un corso di cucina, per i giovani perlomeno. Però probabilmente era una cosa che invece detta da un ragazzo, era un bisogno sentito. Devo dire anche che c'è un po' di complicità di Masterchef, nel senso che è il momento in cui adesso di cucina si parla anche tanto, anche attraverso i ragazzi. Infatti perché riusciva quella sera a cucinare meglio, aveva il... lo sentivo che si chiamava, dai che sei il master della serata. Ecco, questa è stata una cosa riuscitissima, anche perché si parte veramente dall'insegnare come salare la pasta, come quanto tempo impiega una bistecca a cucinarsi. Ho imparato un sacco di cose, in questo momento, tantissima. E la seconda idea era quella lì di cui parlava Paola prima, il corso di gruppo consapevole. Anche questo è partito da una ragazza che ha detto: a me piacerebbe tanto, siccome vedo ragazze che girano della mia età con il trucco tipo tatuato, che stanno malissimo, ma nessuno ha il coraggio di dirglielo. Partiamo dall'altro lato, cioè dal fatto di dire: valorizzati per come sei e ti insegno a vedere i punti favorevoli. Anche qua, terza edizione, ci raccontava poi, è finita proprio da poco, la settimana scorsa, perché le adesioni sono state tantissime. Adesso le ragazze ci hanno rilanciato altre due idee. Una poteva essere di andare avanti a valorizzarsi, per esempio nei capelli, nelle unghie, avevano proposto, oppure come il mio guardaroba, e senza comprare qualcosa di più insegnami ad abbinare quello che ho. Ci stiamo pensando per il 2014, no, Paolo Meda, che è consigliere delegato di Caldogno delle politiche giovanili, che se ce lo finanzia, allora facciamo tutto. Andata? Ok, basta, mi fermo qua, però per dire, anticipo Mario Marcello, però non ho paura che Mario ce lo dimentichiamo, lo dico adesso, che dietro alla macchina di Esperienze Forti ci sono un sacco di persone, nel senso che contattare gli enti, parlare con i tecnici dei comuni, assicurare i ragazzi, avere l'ok degli assessori, dare continuità al discorso, è una macchina molto onerosa di tempo, di energia, per cui dobbiamo veramente, mi sento di ringraziare chi l'ha fatta partire, l'idea della Silvia, di Marcello, degli assessori che c'erano nel 2007, e il testimone passato poi a Marta, che è andato vicentino, sta facendo un lavoro strabiliante di contatti, ma anche proprio i tecnici, gli assessori che da dietro lo appoggiano, perché quando viene fuori un problema riusciamo ad avere gli interlocutori pronti, insomma, per risolverlo. Perché Esperienze Forti non si può improvvisare. Se un altro comune volesse aggiungersi, cosa che i contatti ci sono stati, però è una cosa che non si può dire sì sì fate, intanto partiamo, perché i ragazzi non si possono ingannare, cioè se parti devi avere una rete pronta ad accoglierli,
chiamiamolo tutoraggio, cioè delle persone che li seguono, delle persone che sono sempre disponibili col telefono, una mail, se ci sono difficoltà, anche perché, non l'abbiamo detto, ma l'età l'avete vista, sono tutti, la maggioranza, minorenni, per cui abbiamo anche raccogliamo la fiducia dei genitori che ce li affidano sti ragazzi, che noi facciamo da tramite e dopo vanno negli enti, per cui insomma è anche una bella responsabilità, però la soddisfazione che ne ricaviamo ripaga mille volte. Grazie.